In questo video vogliamo condividere con voi una piccola curiosità su come fare il vuoto al climatizzatore senza utilizzare una pompa di vuoto. Qualche tempo fa questa era una pratica molto comune, ma oggi invece, per la necessità di avere una certificazione di installazione, non è più praticata. Ma vogliamo comunque mostrarvi qual è la logica dietro questo processo per capire meglio cosa accade quando si fa il vuoto. La prima cosa da fare è quella di munirsi di un kit fast pipe che ci faciliterà la connessione idraulica tra la macchina esterna e la macchina interna. Infatti, i fast pipe hanno già le valvole di fissaggio che vanno avvitate direttamente a questi rubinetti, presenti sia sulla macchina esterna che sulla macchina interna. Assicuratevi che i fast pipe siano della stessa misura dei rubinetti del climatizzatore, controllando questa informazione nella scheda tecnica presente sul nostro sito. Procediamo rimuovendo questi due tappi e successivamente questi due dadi presenti anche sull'unità interna del nostro condizionatore, in questo modo. Poi procediamo a serrare definitivamente il fast pipe più piccolo al rubinetto più piccolo. Poi andiamo ad agire sul fast pipe più grande, sull'altro rubinetto. In questo caso non andiamo a completa corsa, ma lasciamolo leggermente svitato. Le altre due estremità del kit Fast Pipe andranno avvitate direttamente alla macchina interna e serrate definitivamente. A questo punto cominciamo ad aprire con un chiavino esagonale la valvola del rubinetto piccolo. Così facendo, il gas entrerà nel primo Fast Pipe, spingendo l'aria presente al suo interno, e arrivando alla macchina interna e completerà il circuito continuando questo processo anche attraverso il fast pipe più grande, arrivando alla macchina esterna. Fatta questa premessa, quando siamo pronti ad aprire la valvola del rubinetto piccolo, iniziamo a contare indicativamente 30 secondi per quanto riguarda un'installazione spalla a spalla e teniamoci pronti a serrare il dado del fast pipe più grande. Poi procediamo ad aprire anche la valvola del fast pipe più grande e completiamo l'apertura della valvola più piccola. Cosa cambia rispetto all'installazione con pompa di vuoto? In quel caso basterebbe collegare i fast pipe sia alla macchina esterna che alla macchina interna e serrarli definitivamente e con ancora le valvole chiuse collegare la pompa di vuoto in questo punto, così che tutta l'aria verrà aspirata. E solo dopo andiamo ad aprire con un chiavino le due valvole. Speriamo di aver reso il procedimento di vuoto più chiaro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo tutorial.